adesso che lei la farà. Preferisci stare in piedi, sì. Preferisco stare in piedi. Sposto leggermente perché non ho un controriccio. Si tratta di cose che appartengono a scritture non del tutto omogenee, un po' diverse, ma ve ne accorgerete subito. Langue, loca langue, lang doc, lingua doca, batte qua e qua, sguazza e gioca, evoca cantori e rifà il verso, poi si basta e s'acqueta, lingua scritta in punta di penne, ad ingannevoli equazioni sussurra dissoluzioni, senso e dissenso. Leggera si eleva, eleva il torpore intenso causato da abusi mediatici di senso, da lingua diva televisiva, finta oca, che gioiva, ma illanguidiva e ti turlupinava. Lingua di piuma, che eroica si batte, ma è sola e poca e si fa fioca, senza stupire starnazza. Povera lingua, e d'altra parte è d'oca, perciò stupidamente ora langue, e anche la penna. Luna, è quasi luna, nel buio sola traspari luna, nel tuo pallore, dentro il mio alone, io, alone, mi, tu, pallido mito. Se uno ti addita è a me che dice... Io la vedo, e tu? C'è chi ancora ti guarda, chi ancora spera che il mondo abbia senso, cuore mio, tu. Presuntuoso. Però parlavi perfettamente il puro papapero del pensiero, portato per privilegi precipitosamente al pozzo, per paura, per piacere, per pianto, prego. E parallelamente prendevi parte, appena privatamente, penso, per il posto parlato dei papaveri, presuntuoso, patentato, precipitoso, proterbio, prepotente. Prendi il papapero, però. Merendine. Ecco il bifidus che ci salva il mondo, mentre il sogno screpola e affanna, incastrato tra i denti del quotidiano, nelle misere vite che rincorriamo, nell'immagine video desolata, nella pubblicità esperonca delle veline, delle scortine, delle brave mammine, delle ministre maestrine, delle mafie di Stato. Abbiamo disoccupato le strade dai sogni, come ci hanno intimato. Ora sono vuote, che ne facciamo? Ci basteranno merendine dietetiche e gusto cioccolato per la felicità. A Parigi. E poi di notte sogno che vivevamo a Parigi senza biglietto di ritorno, però conoscevo una via solo. In ritardo, il treno perso e un autobus mi porta in periferia. Sono scalza e ho la valigia in mano. Poi dopo perdo anche quella. E quando torno per cercarla, nella mia ex casa vive già altra gente. Strano. Io non appartengo a me. Quello è il mio armadio, lo riconosco, perché sopra ci sono fissati i disegni di mio figlio. Questo è il mio letto, bello, duro, come piace a me. L'ho costruito io con le mie mani, quando ancora il fedate non aveva i suoi supermercati. Attorno ho le mie cose. Le scarpe, i libri, gli abiti, il computer, le collane. Tu non manchi, però mi sveglio la notte e non capisco che ci faccio, non riconosco niente, ero di passaggio.
Quando poi sei diventato grande, tu pensi che ora che sei in fondo, il tuo puzzle dovrebbe avere la sua forma, che ormai dovrebbe comparire il disegno di te con la tua vita, amici, amori a fianco, un affresco composito, complesso, di serenità, o di certezze almeno. Invece ora tutto si confonde, ho gruppi di tessere qua e là, con forme, ma non si lega niente. Tanta gente, ma accanto a me nessuno. Tra un pezzo e un altro un buco che non so quando si è formato né se ci sia sempre stato. Tra tutte queste tessere buttate dappertutto, la mia figura infine non compare. L'altro giorno ho trovato un pezzo con un occhio, mi guardava, ma non era neanche il mio, era un ricordo e basta. E non di un fatto, ma di un film soltanto, o di uno spot pubblicitario, forse. Non ho capito dove mi sono persa, forse avrei dovuto scrivere un diario, oppure tornare piccola a domandare se lo sa Arlecchino, che di quei pezzi almeno si era fatto un vestito, anzi l'abito. Ecco, di certo so dove abito. L'ho scritto ieri in fondo a un documento dove chiedo che mi venga lì inoltrata ogni evenienza. Ci vado, questa sì è un'idea, magari suono, educatamente aspetto, con calma. Vediamo se rispondo. Tutto bene, grazie. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Proprio oggi volevo suicidarmi un po'. E poi mi è mancato il coraggio. Ho la voglia di pensare come fare. Non mi suicido per pigrizia. Oltretutto a un certo punto mi ha telefonato. Ciao, sono Patrizia. Voleva vendermi servizi telefonici. E mi sono così offuscata che alla fine non ci ho più pensato. Poi è tornato mio marito e così il suicidio è finito. Da qualche tempo, per colpa sua, non riesco mai a combinare niente. Ambienti altro, mobilia, scaffale a giorno, su misura, componibile, adattabile ai momenti di solitudine, brulica di pensieri smodati in edizione economica e grossura, disponibile anche in metallo per risuonare il mezzogiorno e non dimenticare di mangiare, tappeto in lana per scivolare dal divano, antimacchia, durevole, resistente, con motivi suonati a mano, disponibile anche in altri pensieri per baciarsi come ieri, cassettiera stile libero con alone senza bicchiere, completa, corredata di affetti personali e scrittoio a scomparsa per guerre senza parole, colme di effetti collaterali, causa trasloco celesi, prezzi trattabili, divano. Invito bianco dall'incavo del divano, incautamente accolto. Avevo tolto le paillette dal volto e asciugato le conchiglie dalla voce e ora setacciavo le pareti della stanza invano. Battevo il tempo con il racconto romanzato delle tue giornate spento. Come ridevo quando ti ho incontrato, a rotolarsi tra lenzuola piene di Lindor, però lottavo. Volevo alzarmi dal divano e quando tu invece ti sei alzato non pensavo che te ne saresti andato. Cosa ci fa una goccia di latte nell'incavo della mano? La linea della vita? La testa? O la fortuna? Natale. È vero che hai smesso di studiare? Come stai a Barcellona? Come stai a Milano? È vero? Hai ripreso a studiare? Com'è la tua nuova casa? Tutto all'Ikea, proprio brava. Assecondi ancora tuo padre? Da tanto hai rinunciato a capirlo. Discuti ancora con tua madre? Credi ancora che dovrebbe capire. Tu preferisci il panettone con le gocce di cioccolato e lasci i canditi sul bordo del piatto. Giochi a spararvi con il cuginetto? Siete l'esercito dei baci. Va sempre bene il tuo lavoro di architetto? Sei troppo magra, sei troppo grassa, avevi le mani più belle, avevi le tue dita non erano nodose. Perché non volevi che facessero l'albero?
Abajur. Quando a colloquio col sonno mi spoglio, scappano dai ripostigli diurni del corvo, penzolano sull'abajure in attesa, sul colle dei libri non letti, sui colloqui virtuali dei cellulari in riposo. Sono ali di parole dette, lette, ascoltate, rubate, a bocche distratte in segni loquaci. Attendono come i passeri sul filo che la luce si spenga e vanno a infilarsi rimescolate nei sogni a spiegare i significati della mia irrequietezza e il senso dei gesti non fatti. Mi sospingono fino a depositarmi verso minuscole verità della vita. Gelato. Lo chiamavo gelato perché avrei voluto mangiarmelo, il mio uomo speciale si è sciolto al sole. Era davvero un gelato. Ora in terra rimane una macchia. Nello stomaco un vuoto. Nessun movimento. È una tazza di latte cagliato la stanchezza di queste giornate. Nessun movimento, poche increspature di superficie in totale assenza di brezza. Altro che la rugginosa salita che arrivava alla tua porta. Giorni. Ci sono giorni che non riesco a starmene seduta. La sedia è troppo alta e il divano non accoglie. Ci sono i giorni del letto duro in ospitale che pare il disordine insopprimibile del cosmo riversarsi nell'instabile equilibrio del mio corpo. Se ne stanno accigliate le cose note, preoccupate di seguire il palinsesto giornaliero. Senz'altro, comunque, perché dalla musicalità
che è una finta musicalità, d'accordo, ma la musicalità può andare in tante direzioni, non è detto che la musicalità debba essere gioco, alleggerimento, la musicalità può fare scattare, come in questo caso, la collisione del senso, l'urto, e lì viene fuori la sorpresa, una poesia. Io non sono mai una persona che ama parlare per generi, però questa è una poesia scritta da una donna, non c'è dubbio, è una poesia che ha una tematica femminile e che credo solo una sensibilità femminile può scrivere certe cose che vengono fuori in questa scrittura. Poi voglio dire, musicale sì, una dimensione narrativa, no? Questa è una poesia che racconta, dove l'intimismo, se mai uno volesse parlare, parla di sé, parla di sue cose, direbbe Alessandra, che prima aveva detto un romanzo di sformazione, questa è una poesia che racconta una storia di formazione, una storia di formazione proprio esistenziale, ma dove non c'è intimismo, e questo è importante, dove il racconto viene fuori dai fatti che bruciano e la realtà che viene raccontata. Ecco, dopo se dovessi dire certi passaggi, Maria, uno legge e gli rimangono dentro certe dimensioni del tardo Caproni, le sparizioni, le assenze, anche certo giocare con il tema della scomparsa, ecco lì, va bene, rientra anche in una serie di letture che non si possono tacere, che sono parte anche dell'alleggerimento, tra tante virgolette, di questa scrittura. Allora, forse ho alzato le mani prima, Chiara. Sì, sicuramente la scrittura femminile. Volevo dire qualcosa sulle P. Mi sono piaciute, non so se si può ritornare alla poesia delle P. Pippo Pavero presuntuoso, il titolo è presuntuoso, sì. Prendi il pappapera, tutte queste P molto falliche, sicuramente scrittura femminile, no? Parole, appunto, però parlavi perfettamente il puro pappapera del pensiero portato per privilegio precipitosamente al pozzo, per paura, per piacere, per pianto, prego, e così via. Beh, allora sì, in musica, tutte queste P in musica, a me mi pare che più che una musica per sopportare il reale, è una musica per scardinare il simbolico, cioè scardinare l'ordine della parola, appunto, fallica, maschile, sì, Lacan direbbe il simbolico, bello. Dunque c'è Renato, poi c'è qualcun altro, vedo Marchesi in fondo, qualcun altro però aveva alzato la mano sulla destra. No, noi del comitato potremmo essere rimproverati di aver penalizzato quest'anno la poesia 5 per quanto valgono i generi. Io ci credo molto, però, nonostante tutte le trasformazioni in atto, 5 poeti con un calcolo grossolano e ben 11 narratori. Questo è dovuto anche da varie confluenze, perché c'è stata, come sempre, l'apprezzatissima selezione, diciamo così, genericamente TQ, che viene da Gabriele. Io ho portato 2 prodotti, come ho appena finito di dire, dal premio Calvino, poi c'è stata una confluenza da Iesi, carissima, perché ha dato questa possibilità di fare ricerca a Iesi, che sembra prenda molta concretezza. Queste varie confluenze hanno arricchito il numero dei prosatori. D'altra parte, lei la farà vale per 3. Ecco, quindi 4 più 3 fa 7, diciamo. Perché dico, intanto... hai omesso uno stile, del resto tu parlando prima con te, hai detto sì, in effetti sono polistilista, infatti ci hai portato 2 stili, ma ne hai saltato uno che invece era in prima vista, il testo che ci è arrivato, era quello di una lingua creativa, no? Una lingua, ma non l'hai portato. Quindi. Non l'avevo portato, però poi dice... Sì, ma va bene, quindi c'era un testo
che è una via interessantissima. Fra l'altro Rotino l'anno scorso, perché Rotino è felice, forse noi ti penalizziamo troppo con i prosatori, ti abbiamo falcidiato le tue numerose proposte di prosatori, però già l'anno scorso abbiamo messo due proposte di poesia che andavano benissimo, perché uno era un dialettale, ma un dialettale creativo, no, e l'altra usava una lingua era la lingua di Scorbia, erano tutte e due dialettali, era dialettale, ma insomma noi sembrando di Odas, diciamo pure gli altri, delle lingue aliene, e questo è sempre interessante perché in fondo la poesia cerca di allontanarsi dalla parlata della tribù e quindi è sempre aliena, no? Vuole migrare a grado via. Bene, questa versione è scomparsa dalla tua. Veramente io l'avevo pensata, esatto, però sì, siccome si è fermato allora ho pensato adesso, allora ci sono due stili. Il primo è la filastrocca, e fra l'altro va benissimo, c'è il divertimento, la parola ironica che gioca, appunto la filastrocca parla infantile, giochi di parole, le alliterazioni eccetera, e va benissimo perché apre la strada alla Berardi, che è una maestra. Dov'è Alessandra, dove sei andata a finire, ci sei lì? Sempre bidella, ma maestra bidella, stavo parlando che voi, ognuno si sceglie il suo ruolo, e comunque lei ti apre la strada, perché passa nella tua. Poi viene l'altro stile, che in definitiva mi sembra che è stato più apprezzato, che è della poesia che va verso la prova, tipo prosa, tipo Cannaroli, e poi ha una deliziosa qualità epigrammatica, cioè, sono degli epigrammi, dei deliziosi epigrammi in regola con il nostro tipo di società, e c'è una scrittura femminile. Io in proposito svolgo sempre una riflessione: io sono per l'assoluta parità di merito tra uomini, donne, gay, eccetera, tutti quelli che volete, però ognuno deve non rinunciare, se no andiamo verso la stupida omogeneizzazione. Quindi una voce di donna deve avere in linea di massima, non è una regola, e tant'è vero che io rifiuto quel perverso per il mio sistema di abolire l'articolo, e quindi voi noterete che quando io chiamo al tavolo una donna dico là, magari dovrei dire anche il Barilli, perché sarebbe corretto secondo la grammatica italiana, i nomi maschili dovrebbero dire il Pedullà, il Barilli, effettivamente omettiamo. Beh, c'è un portabene in genere. Però diciamo vale solo per i grandi scrittori morti da molto, quindi insomma. La prendo come augurio, ma delle donne equiparare nel, per carità, nella dignità, nell'importanza, nel peso sociale, autoriale, editoriale eccetera, assolutamente sì, però ognuno deve portare all'ammasso collettivo le sue doti, quindi sono deliziosi epigrammi scritti al femminile, come hanno riconosciuto tutti. Bene, termino qui. Quindi c'è una progressione, in definitiva l'ultimo stile, che sembra il più corrivo, diciamo, perché l'altro, questi giochetti di parole possono sembrare più pimpanti, più sperimentali, l'ultimo, che è parecchio anche convenzionale, però è pieno di sapienza, di umore, di umanità eccetera, e infatti mi pare che la platea ha gradito molto, applaudito soprattutto questa ultima incarnazione, anche se non è la tua più audace, no? Anzi, c'è una specie di decrescendo, ma invece un crescendo di umanità, diciamo, in queste tue tre incarnazioni. Dietro è apparso, però io ho la luce in faccia, quindi mi penso purtroppo è dovuto alla ripresa televisiva. Sono sempre barbieri per la ripresa televisiva. Solo un'osservazione, mi stupisce che non sia stato fuori ancora il nome tutelare che ha dopo Palazzeschi. Qui c'è, credo addirittura, proprio una citazione Rani Rao, che mi sembra di non ci sia proprio paro, non so se lasciatemi divertire. Pari. Qui c'è una citazione, il resto, anche nel resto c'è Palazzeschi, mica soltanto qua, ce n'è tanto, un bel Palazzeschi al femminile, divertentissimo, e direi incontibile quanto originale, e quindi, come dire,
qui vabbè, c'è occasionalmente la citazione, ma non che queste poesie siano di citazione, non è questo che intendo dire. Bene, venga il marchesino. Il marchesino. Parità di articolo. Ormai parità di articolo. Sottolineare il fatto che ci avete proposto in questi giorni, io appunto non li ho sentiti tutti, ma dei testi poetici difficilmente confrontabili tra loro, no? Davvero, è interessante questa cosa, interessante il fatto che siano stati selezionati, io ho ascoltato i testi di Roberta Sireno, quelli così diversi di Zaffarano, entrambi molto assertivi, come veniva detto, ma su due piani completamente diversi. E in questo caso c'è una cosa ancora diversa ancora, che a me pare, lo dico così nel modo più rispettoso, che soprattutto nella prima parte sia una sorta di cucina e di retrobottega da cui poi si estrae, diciamo così, un testo. Cioè, cosa separa l'esercizio e il retrobottega da, non dico palazzeschi, perché, ma da una palazzescata anche. Cioè, è probabilmente il fatto che questa coazione al calembour, questa coazione al litterante viene, non dico domata, ma non pronunciata in questo modo che la carica troppo di responsabilità, no? Che diventa sul versante, diciamo appunto calembour, però quello che su un altro versante è la poesia appositiva che sentiamo spesso, no? quando si fanno esercizi di poesia, no? La poesia che snocciola qualificativi, che elenca senza trovare e che dà, tenta di dare a ogni membro del suo elenco una importanza eccessiva che poi non riesce a giustificare. Credo che sia la ragione per cui è stata invece applaudita la seconda parte, la poesia del suicidio, la poesia del gelato, perché se cala, diciamo, questo aspetto più ludico e più stucchevolmente ludico, aumenta invece l'aspetto sinistro e secondo me aumenta anche l'aspetto poetico, la riuscita, nel senso che allora sì, a quel punto io ci sento né palazzeschi né altro, ma posso sentire che da lontano si avvicinano magari i passi della Lamarck a quel punto. Per cui mi verrebbe, questa la pongo anche con una domanda all'autrice, cioè non crede che in questa prima parte ci sia un'eccessiva, si abbia investito troppo su questo aspetto ludico, abbia in qualche modo tenga a porgerlo, a esibirlo, mentre invece dovrebbe essere così disciolto in un tessuto che è ancora da fare, per cui questa è per questo che mi viene da parlare di retrobottega in qualche modo, di una poesia possibile e futura. Grazie. Facesse il nome di palazzeschi, mi stavo chiedendo, ma come mai nessuno fa il nome di palazzeschi? Questa poesia, credo, ed era la domanda che volevo fare a Leila Falà, che peraltro anche Falà la sembra quella, e lasciatemi divertire, di palazzeschi. E quindi io difendo questa poesia perché è la linea comico-ludica che non era presente nel Novecento se non quando Palazzeschi ha cominciato a esibire questa, per dirla con Friedrich Schlegel, questa buffoneria trascendentale. E mi spiace peraltro che per i giochi di parole si parli di un retrobottega, che è l'accusa che poi il Russo, per esempio, fece a Palazzeschi parlando di poesia del vuoto, quando poi Anna Ceschi ci racconta che era un vuoto, sì, ma un vuoto
attivo, quindi dà senso anche alle filastrocche senza senso, perché il senso è appunto quello di non avere senso, insomma. E stavo anche pensando che peraltro Curtius, quando fa uno studio sul giovanissimo Cocteau, cita proprio queste poesie ludiche dentro ancora allo spazio Dada, e siccome Curtius è un classicista, dice va bene, queste poesie sono servite a Cocteau per togliersi così, insomma, un suo gusto personale, ma dopo ha cominciato a fare delle cose serie. Quindi io comunque difendo questa linea ludico-comica, ma abbiamo appunto detto è una comicità con sempre un pedale malinconico, sofferente, e a questo punto sì, finisco con Hegel, visto che ho un po' citato Friedrich Hegel, eccetera, e finisco con Hegel, che è lei, cioè nel senso che Hegel dice che l'arte romantica è un sorridere attraverso le lacrime. Ecco, in questo caso è una poesia che lacrima attraverso il sorriso. Sì, sì, c'era. Ma io qui non vedo Rocchino, vorrei dire una cosa. Però che abbiamo ancora tre autori, Sì, sì, no. Sì. Ma insomma, poi forza cosa, vieni, veloce. Veloce, velocissimo, per dire che in realtà sì, mi pare. Un attimo solo, venga questo. Che in realtà la cosa che forse può dare una motivazione a quello che ha detto Marchesini è che in realtà le poesie mancanti devono essere lette all'inizio. E c'è, se notate, una specie di pian piano di crescita, di accrescimento e di spostamento. Questo qui dava senso a tutta quanta la scansione. Le prime poesie erano comunque poesie, chiamiamole vocaliche, di suono, di puro suono, divertimento anche, ma di puro suono. Potremmo definirle tale. E pian piano, cioè il piccolo catalogo di suoni confinanti, questo qui. E dopodiché pian piano si andava in lang o langue, e pian piano si arrivava fino alle ultime. Dopodiché, no, io non ho visto bene questo, ecco, no, anzi, ho visto, posso accettarlo quello che dice Marchesini, ma secondo me era necessario, perché partendo proprio da piccolo catalogo di suoni confinanti e passando poi nella scansione le altre, in realtà era proprio un passaggio attraverso una, chiamiamola, un'ipotetica officina per arrivare in realtà all'ultima parte, all'offerta dell'ultima parte dei testi, ma era funzionale. È funzionale, altrimenti non c'è una progressione, non si capisce il perché. Mi è dispiaciuto che infatti proprio quei quattro testi siano stati, o comunque non letti all'inizio, ma proposti verso la fine, poi spostati e poi neanche letti. Scusa, so che era intenzionale. Nome. Sono la Berardi. Allora, Lei la falà è una mia recentissima scoperta, diciamo, cioè non nel senso che l'ho portata io qui, anzi, diciamo, un recentissimo incontro, e sono già pazza di lei. Vorrei innanzitutto sottolineare la sua grandissima capacità performativa, una grande abilità, anche una bellissima voce, una bellissima vocazione alle pause giuste. Nella prima parte delle poesie ho notato questa eleganza del gioco che mi ha ricordato anche nelle sue modalità un certo sperimentalismo degli anni 70 di alcune poesie, di come era costruita. E mi piace di più la seconda parte come possibilità, sottolineo un attimo così tra donne la ricorrenza del nominare i cibi, questo elenco di cibi. Del resto è ascendente cancro, quindi materna per vocazione.
Niente, queste occasioni sono importantissime, lo dico per esperienza, come rafforzamento di vocazione e del proprio fare. E quindi io credo che adesso tu potresti ragionare molto per sezioni lunghe, corpose e definibili. Così spero, insomma, ti seguo. Comunque, ma non per strada. L'astrocritica, infatti. Allora, lei adesso, diciamo, questo sarebbe lo spazio per rispondere alle quelle cose che posso dire. Io le chiederei, insomma, il Barini mi dirà poi le orecchie, però le chiederei che c'è almeno un paio di questi testi che sono rimasti fuori, e poi se vuole aggiungere qualcosa, però visto che è stato così evocato come una sorta di tassello mancante di un percorso ideale, di una lingua che comincia prima a scaldarsi e poi arriva... Vabbè. Sì, no, li ho visti, però insomma, l'idea era, forse ne sentiamo un paio, insomma. Grazie. No, mai per il Barini. Il Barini del Trio. Io dico per voi, ti vuole andarsi a ricordare un momento in albergo. Io sono qui, io sono qui in esecutore, insomma, il potere è in prima fila. All'inizio, Sergio ha ragione, proprio che un mio problema è iniziare con qualche cosa che è così difficile da leggere, iniziare con una cosa così intimoriva, però è vero che nella logica stavano prima. Leggo. Piccolo catalogo di suoni confinanti, K più 0 uguale carezza. Dal sanscrito, dove la parola ka vuol dire bravo. Zero, quindi ka più zero uguale carezza. Or ka zezer ok, kazor kazor, zakor kazor, zekar kare zarek, carezza zero ka. Lingua privata. Paperio, rapio, rao, paro, pari, orare, rio, opa, ora, ope, ori, orioli, pari, pari, pario, rape, pario, paro, rari, ra, 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 ribape, papara, opa, opa, riberara, rari, rao. Lingua cantata. Taterio, tavo, ratto, notardi, tato, ratta, taratta, tatta, tatta, motor, tatera. Lingua anticata. Masisca dais, note oris, carne die, fradisce steis, asperiate tode amor, costerdite allo stes dei. Paolo Marino. Vi saluto. Paolo Marino. Su questo io... non ho altro da rispondere, nel senso che non mi sento rispondere. È vero il discorso del laboratorio, sicuramente è comunque un suggerimento, poi io più che altro sono anche qui anche proprio per prendere suggerimenti. Comunque ci sta tutto, anche il discorso del laboratorio sicuramente è certo che è un pezzo di cui non posso fare a meno. D'altra parte anche il gioco mi piace, diciamo, penso che abbia anche un suo valore, perché non sempre un gioco vuoto, e alle volte sì, alle volte anche di esercizio, alle volte no, e però è vero che poi ci sono cose molto più riuscite, tipo appunto quella che parla del suicidio, che poi in realtà è una di quelle che appunto funziona meglio, perché ha dentro tante cose. Okay, grazie. Oh, my God.
intanto vi dico che cosa leggo, sono tre brani da un romanzo che si chiama La